ritorniamo a Roma e contattiamo immediatamente Gianni Colacione perché è arrivato il momento di una intervista che farà Gianni Colacione, una conversazione, meglio dire, con Igor Boni sul tema Free OGM o OGM Free, OGM futuro dell'agricoltura, lo scandalo che fornirà alimentazione al globo. Chiamiamo subito Gianni Colacione e vediamo anche di aggiungere alla conferenza anche Igor Boni, che dovrebbe essere collegato dalla sede dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta di Torino. Ciao Gianni, ci sei? Perfetto, Sì, sono presente. vediamo se c'è anche Eccolo qua. Igor. Igor, ci sei? Perfetto, Io sono qua. ci manderesti anche il video, gentilmente? Come faccio? Hai Windows? Sì, penso Allora, di sì. in basso c'è l'icona della telecamera come terza icona. Devi cliccare avvia il video. Perfetto, Eccolo qua. sta partendo. Ok, comincia, favoriamo l'ingresso in video anche di Igor Boni e di Gianni Colacione. Perfetto, vi vediamo perfettamente. Comincia Bene. quindi questa vostra conversazione, a voi la parola. Allora, di nuovo salve a tutti coloro che ci seguono, salve e ringraziamo anche Igor di questa partecipazione preziosa. Grazie a voi, grazie a voi. Speriamo che inauguri una stagione di collaborazione e di contatti con l'Associazione Aglietta di Torino, che è molto, molto attiva e che comunque sarebbe, diciamo, un modo per perseguire un po' la mission che appunto di TV o di TV radicale, di seguire le associazioni dislocate, associazioni radicali, ma anche non dislocate sul territorio nazionale. Allora, con Igor Boni oggi tratteremo di OGM, infatti la trasmissione l'avevamo appunto appositamente sul suo suggerimento intitolata Free OGM o OGM Free. Volevo soltanto accennare, prima di dare la parola a Igor Boni, che in modo assolutamente indegno agli albori di TV Radicale, circa vabbè, più di un anno fa, nell'estate 2010, io ho trattato uno spazio proprio sugli OGM, sulla patata Amflora, vabbè, avevo detto qualche cosa, insomma, sicuramente molto imprecisa. E quindi, insomma, è un tema che in qualche modo riprendiamo, questo degli OGM, lo trattiamo appunto oggi con Igor Boni, che sicuramente è persona competente sicuramente più del sottoscritto, e appunto gli diamo subito la parola e sentiamo appunto di cosa ci vuole parlare, qual è la sua posizione. Ma dunque, io comincerei da un fatto che credo tragga in inganno molti cittadini che oggi si dichiarano contrari totalmente agli OGM. Il fatto è che vi è una mancata conoscenza di quale sia oggi l'agricoltura italiana, europea e mondiale, perché si ha un po' un'idea bucolica dell'agricoltura. In realtà, è bene saperlo, il 100% dei prodotti agricoli che noi mangiamo sono geneticamente modificati. Non si tratta di OGM propriamente detti, ma sono geneticamente modificati. In che Ecco, modo? Igor, scusami tanto, sarebbe interessante che tu ci dessi una definizione appunto di cosa si intende per OGM, intanto come Sì, punto di guarda, partenza. dal punto di vista tecnico, gli OGM propriamente detti sono organismi che derivano da una modifica genetica indotta in laboratorio, introducendo un pezzo, un frammento di patrimonio genetico esterno alla specie che viene coltivata all'interno della catena cromosomica della specie che viene coltivata. Questo con un progetto specifico che in un laboratorio può essere fatto. Tradizionalmente le modificazioni genetiche invece avvengono tramite gli incroci indotti dall'uomo, e questa è la tecnica che è data migliaia e migliaia di anni, che ha prodotto la gran parte delle colture che abbiamo. Il mais in origine è una pannocchia di pochi centimetri, oggi le pannocchie viaggiano tra i 25 e i 30 centimetri. Questo deriva da una modifica genetica indotta dall'uomo. E poi vi sono modifiche che pochissimi conoscono, che vengono spesso citate però da Umberto Veronesi, per esempio il grano creso, che è un grano comunemente utilizzato nella produzione di pasta, è stato creato inducendo un bombardamento di raggi gamma, quindi un bombardamento tra virgolette nucleare, che scompone e ricompone in modo casuale il patrimonio genetico dei semi, inducendo delle modificazioni appunto casuali, seminando i semi successivamente si selezionano quelli che casualmente hanno
un nuovo patrimonio genetico che è utile all'uomo, utile dal punto di vista della qualità e quantità delle produzioni o di resistenza alle avversità che si incontrano nel difficile cammino dalla semina al raccolto. Fatta questa premessa, quindi dicendo che tutto quello che mangiamo ha ricevuto una modifica genetica, io ritengo che questa nuova tecnologia, che ormai nuova non è più perché è data ormai decine e decine di anni e che alimenta milioni di persone, decine e decine di milioni di persone nel mondo, che è utilizzata su 125-130 milioni di ettari sul nostro pianeta comunemente, per la soia e per il mais soprattutto, è semplicemente il passo successivo che la genetica è riuscita ad individuare. Con la caratteristica che dicevo prima, nei laboratori non si fanno delle azioni casuali di bombardamento che modificano casualmente il patrimonio genetico, ma con un progetto si mira ad inserire in un dato, in una data posizione, un dato frammento di patrimonio genetico di un'altra specie. Un caso che è eclatante, che spesso periodicamente viene agli onori delle cronache e viene utilizzato dai giornali per i pro e contro gli OGM, è quello del mais BT. È un mais nel quale è stato inserito un frammento del Bacillus thuringiensis, se ben ricordo, che è resistente ad un insetto che consente l'ingresso all'interno delle piante del mais delle pericolosissime aflatossine, che sono tossine cancerogene. Veronesi cosa sostiene? Sostiene che, e questo lo sostiene la comunità scientifica, che il mais OGM BT è resistente a questo insetto e di conseguenza alle aflatossine, mentre il mais tradizionale è soggetto a queste aflatossine, che sono cancerogene. Per dare dei dati, in Piemonte nel 2003, annata molto calda e molto umida, come alcuni ricorderanno, un terzo dei raccolti era contaminato con le aflatossine. Sempre nel 2003, 2004, 2005, gran parte dei raccolti, gran parte delle produzioni di latte italiane erano contaminate dalle aflatossine. Ora, si tratta semplicemente di capire che c'è un'opportunità, in nome anche di quella scritta che campeggia di fianco alla tua testa, al tuo volto: fai una scelta antiproibizionista, leggo, no? Quindi sì, anche dal punto di vista politico, io non sono qui a dire l'OGM è meglio della cultura tradizionale, l'OGM è meglio del biologico. Dico che in nome anche di una scelta antiproibizionista, anche di una scelta liberale, ciascun cittadino consumatore, ciascun produttore, imprenditore debba avere la possibilità di scegliere che cosa coltivare, e poi il mercato sceglierà, darà dei premi o non dei premi in base a che cosa si riuscirà a vendere. Oggi la politica protezionista italiana sugli OGM, e in parte anche europea, ma soprattutto italiana, è qualcosa che va contro a qualsiasi principio liberale, e anche dal punto di vista dei controlli, come spesso vediamo, in ogni proibizionismo poi dopo diventa tutto poco controllabile, ed è per questo che tantissimi mangimi che vengono utilizzati sono contaminati da OGM e il controllo è molto più complicato che in una situazione dove le colture sono consentite. Questo come prima analisi, poi possiamo approfondire ovviamente. Sì, io volevo soltanto interloquire con te un attimo, perché tu hai citato il manifesto che ho qua dietro, che peraltro volevo tanto per fare chiarezza, era un manifesto che era stato realizzato dalla ex associazione antiproibizionisti.it, che adesso non c'è più. Volevo soltanto dire che ovviamente è molto pertinente il tuo richiamo all'antiproibizionismo, che è in realtà un essere pro-choice, sempre pro-choice. Allora io quando mi ricordo, feci appunto questa prima trasmissione sugli OGM più di un anno fa, non avendo ovviamente una mia idea, perché so di non sapere, quindi non posso dire sono pro o contro, in definitiva non ho i dati sufficienti, però una cosa mi sentivo di dire e che volevo che venisse tutelata, cioè quella di dare la possibilità a tutti di essere sempre pro choice, cioè di poter scegliere sempre sul mercato se potersi avvalersi, quindi cibarsi, utilizzare, seminare, bere prodotti in cui praticamente erano presenti OGM, oppure compiere una scelta opinabile ma pur sempre legittima di utilizzare prodotti che sono OGM free, come comunemente si dice. Allora il problema era questo, nel senso che non so se è vero, so che le colture OGM abbiano un particolare grado di
come si dice, di contaminazione rispetto alle colture che magari possono essere confinanti. Cioè, se ci sono due colture che confinano, una di un prodotto OGM, una dello stesso prodotto OGM free, quella che appunto OGM, tramite poi il vento, l'inseminazione e così via, prevale, anche perché è più robusta, più forte, e questo potrebbe essere, adesso non so se è vero, appunto chiedo a te conferma, che nell'arco appunto di un scenario a lunga scadenza, poi alla fine le colture OGM diventino esclusive, predominanti, e non si possa poi più avere la choice, cioè la scelta di poter appunto utilizzare colture non OGM, come è sempre, si è sempre stati sul pro choice per l'aborto, per il divorzio. Non abbiamo mai detto divorziate tutti, mai detto abortite tutti, mai detto drogatevi tutti, però che sia appunto sempre assicurata la scelta. Appunto chiedo a te, Igor, che sei persona esperta, questo scenario è uno scenario, diciamo, un po' manicheo, un po' qualunquista forse, oppure c'è una base, diciamo, di logica e di realtà, il fatto che la cultura OGM possa prevalere su tutte le altre e quindi in qualche modo poi nel tempo distruggere, tra virgolette, eliminare le colture non OGM? Ma, diciamo, un fondo di verità esiste, nel senso che tutte le specie vegetali hanno possibilità di, tra virgolette, contaminarsi, nel senso che ci sono specie che possono, col polline, col vento, come in qualche modo hai descritto, andare a inseminare anche altre piante della stessa specie ad una certa distanza da dove il polline è stato prodotto. Per questo motivo però la Comunità Europea ha prodotto nel 2003 una raccomandazione, che è un documento ufficiale che viene rivolto a tutti gli stati, dove si descrive specie per specie, quindi per il mais, per la soia e via dicendo, quali sono le distanze minime che devono essere considerate tra una coltura OGM e colture tradizionali o addirittura colture biologiche. Questo perché le distanze sono specifiche per ogni coltura, questo perché alcune specie sono, come si dice tecnicamente, autofertili, cioè il polline che nasce da quella pianta può inseminare solamente la stessa pianta e quindi in questo caso non c'è quasi nessun pericolo di contaminazione. Altre specie invece, come dicevamo prima, possono percorrere molte decine di metri. Da studi che l'Europa ha fatto, e lo ricordo da 15 anni, dal 1985 al 2000, c'è stata una commissione che per 15 anni ha studiato approfonditamente gli OGM, grazie a quegli studi nel 2003 si è arrivati a definire quali sono queste distanze, che sono scritte nero su bianco e specificate. Ora adesso non ricordo nello specifico, ma si parla di 50 metri, 100 metri, 150 metri, a seconda delle specie. Queste normative, che non garantiscono al 100% che neanche un frammento di polline superi quella frontiera, ma come le normative europee prescrivono, si accetta una contaminazione dello 0,5 o 0,9% dell'intera coltura come accettabile. Quindi non è necessario nell'etichetta scrivere prodotto GM se siamo al di sotto dello 0,5-0,9%. Non corrisponde invece al vero che le colture OGM sono più resistenti. La contaminazione può avvenire nei due sensi, cioè le colture OGM possono contaminare quelle non OGM tanto quanto quelle non OGM contaminare quelle OGM. La situazione è biunivoca ed è assolutamente uguale. Il problema qual è? Che gli stati, in particolare l'Italia, non hanno recepito quel regolamento, o per la verità lo hanno recepito con il famoso, per chi conosce l'argomento, decreto Alemanno, e poi trasformato nella legge, che con un artificio, in sostanza, facendo finta di recepire quel regolamento, vietava nella sostanza l'utilizzo degli OGM in Italia. Poi è accaduto che il decreto è stato smontato dal Consiglio di Stato, ma la sostanza è che oggi non esiste una legge che consente, che recepisca quel regolamento, e quindi nella sostanza c'è una moratoria di fatto in Italia violando la raccomandazione europea. Quello che razionalmente si può dire, tenendo conto che in natura non esistono dei confini assoluti e quindi anche le colture biologiche non sono esenti da contaminazione rispetto alle colture tradizionali e viceversa, però rispettando quella normativa europea si ha una garanzia del minimo di contaminazione.
Peraltro, se fossimo così spaventati oggi da quel minimo di contaminazione, beh, non dovremmo più mangiare assolutamente nulla, perché quel minimo di contaminazione è superato di gran lunga in tutti i mangimi che importiamo dall'estero, per esempio la soia, che vanno ad alimentare gli animali che poi ci andiamo a comprare in macelleria per mangiarli. Quindi il principio di precauzione, che è anche il precursore di tutta la lotta sugli OGM, è un principio sacrosanto, ma se il principio di precauzione diventa un motivo per rifiutare qualsiasi innovazione, a quel punto è un freno che frena anche le economie dei paesi, perché sugli OGM, certo, si costruiscono anche delle economie. Certo. Questa è un po' la situazione. È chiaro che, come capita in Italia, non solo sugli OGM, il rischio è sempre di cadere nel dibattito un po' da stadio su chi è a pro e chi è contro. E anche chi è pro. Come? C'è un po' di manicheismo. Esattamente. Capita un po' su tutti i temi in Italia, non so se è una caratteristica solo italiana o vedendo quello che accade qua uno non si accorge che anche da altre parti funziona così. Però in questi cori da stadio che si scontrano è difficile poi andare ad intravedere qual è la realtà, perché è pur vero che esistono grandissimi scienziati come Veronesi che dicono che l'OGM anzi sono meglio delle colture tradizionali biologiche, altri scienziati sono molto più accorti rispetto alle colture OGM. Il parallelo che hai fatto prima su altre battaglie classiche radicali come l'aborto, io aggiungo come il testamento biologico, come tutta la, certo, questione del fine vita o dell'inizio vita, troveremo sempre scienziati che ci spiegano qual è la loro realtà in cose così complicate da discriminare. Il problema è che se una legge recepisce come legge dello Stato una delle posizioni, è una legge che non ha una, che deriva da un approccio che non è un approccio laico. È chiaro che i cittadini hanno della confusione in testa, nessuno di noi può essere totalmente informato, però l'unico modo è quello che dicevi tu, cioè la scelta, lasciare la libera scelta ai cittadini fornendo il massimo delle informazioni. Quindi se noi diciamo vogliamo consentire a una persona di poter porre fine alla propria vita anche con l'eutanasia, non diciamo che tutti devono accedere all'eutanasia, però stiamo dicendo una cosa che per alcuni che hanno un certo credo religioso è un'aberrazione. Eppure uno Stato, secondo noi, dovrebbe consentire a ciascuno di fare la propria scelta. Sugli OGM non è diverso, dobbiamo consentire a ciascuno, nei limiti del possibile e delle informazioni, di fare la propria scelta. Quindi io sono anche contrario ogni tanto alle posizioni di Veronesi che dice gli OGM sono meglio. Io penso che sia importante dare il massimo delle informazioni, ognuno dalla sua parte, e poi ciascuno sceglierà che cosa è meglio per sé, per la sua famiglia, per i suoi figli, e via dicendo, anche dal punto di vista economico e finanziario delle colture, perché noi stiamo lasciando da parte un grosso settore, che è il settore che in agricoltura si sta sviluppando di più negli ultimi decenni, quindi è anche un pezzo di economia che stiamo perdendo. Sì, sono perfettamente d'accordo, ci vorrebbe trasparenza nella informazione, sia nell'informazione, diciamo, mediatica, quella, diciamo, che ci viene propinata dalle TV, dai giornali su questo argomento, ma anche nell'informazione ovviamente sui prodotti al momento dell'acquisto per il consumatore, come tu hai detto, al di là appunto delle quote minime, al di sopra di quelle dovrebbe essere ben chiaro affinché poi la gente possa fare una scelta consapevole, quale sia un prodotto che contiene OGM o che è stato lavorato con colture con OGM, insomma, quello che poi alla fine viene ingerito, se o meno sia OGM o no, insomma. Infatti in questo c'è tutto l'aspetto dell'etichettatura, che ovviamente è un aspetto molto importante sul quale la Comunità Europea punta in modo prioritario proprio per i prodotti agricoli. Quindi il consumatore dovrebbe conoscere in modo perfetto qual è stata la filiera, cioè qual è stato il percorso che quel prodotto ha fatto fino sulla sua tavola, e qual è stata l'utilizzo di prodotti secondari che hanno prodotto quello che lui sta mangiando. L'esempio delle carni, l'esempio più lampante, quindi dove è nato l'animale, come è stato allevato, a quanti anni è stato macellato, quali sono state le caratteristiche della macellazione, via dicendo. L'Europa su questo è molto severa e io credo giustamente, proprio perché ciascun consumatore diventa in qualche modo anche elettore del proprio cibo, no? E quindi sceglie in quel modo, dà il proprio voto scegliendo il cibo
a una cosa trattata in un modo piuttosto che a un'altra. Ma anche qui torniamo al discorso di prima: se qualcosa è legalizzato riusciamo a controllarlo e a averne in mano tutto il percorso, se è proibito si aprono in automatico dei grandi pezzi colorati di scuro, colorati di buio, che non possono essere conosciuti, e quindi il rischio in fondo in una situazione di proibizionismo come l'attuale aumenta anche per chi è contrario totalmente a mangiare prodotti OGM. Certamente. E tu, Igor, ti hai preparato qualche argomento un po' più specifico per questa trasmissione? Ma io, come l'ho accennato già all'inizio, però secondo me la cosa più eclatante per l'Italia è proprio quella che dicevo prima del mais e anche dei prodotti tipici. Comincio da questo secondo aspetto che credo importante, perché molto spesso ci sono c'è alcune persone che sostengono l'importanza dei prodotti tipici, e io credo che questa importanza ci sia totalmente, soprattutto per un'agricoltura italiana che deve mirare sicuramente alla qualità, non certo alla quantità, vista la situazione territoriale che abbiamo. E però sostenendo i prodotti tipici si tende a dire che gli OGM sono contro i prodotti tipici. Beh, questo semplicemente non è vero sempre, perché anche la ricerca pubblica italiana, quindi non le terribili multinazionali sulle quali magari diciamo anche una parola prima di chiudere la trasmissione, la ricerca pubblica italiana aveva trovato con un prodotto GM finanziato da soldi pubblici la possibilità di salvare il pomodoro San Marzano, che è colpito da una grave patologia e nella sostanza non viene più coltivato nella varietà originaria che veniva utilizzata soprattutto nel sud Italia, ed è sostituito da un pomodoro tra virgolette San Marzano, perché San Marzano non è ma gli assomiglia, che importiamo in quantità molto grandi dalla Cina. La produzione OGM di pomodori San Marzano avrebbe consentito di produrre quella varietà leggermente modificata resistente alle patologie. Questo in Italia, malgrado la ricerca sia pubblica, non è stato possibile perseguirla e proseguirla neanche in campo sperimentale, tantomeno oggi in pieno campo. E questo credo sia un buon esempio di quello che potrebbe essere anche un collegamento tra colture biologiche, prodotti tipici e OGM. Gli OGM in generale nel mondo servono per creare delle varietà resistenti, per esempio alla siccità. Cosa vuol dire? Vuol dire che in situazioni di difficoltà idriche, che ci sono e ci saranno sempre di più, si riescono a produrre dei quantitativi importanti di prodotto anche con un utilizzo minore di acqua, e mi sembra evidente questa che sia un vantaggio. In altri casi, varietà resistenti agli antiparassitari, e questo è un vantaggio, perché avendo varietà resistenti agli antiparassitari, mettendo l'antiparassitario si colpiscono le altre, perché poi ho detto antiparassitari in modo improprio, in realtà si parla soprattutto di erbicidi, quindi colpiscono le altre specie non uccidendo la specie che vogliamo portare a produzione. Oppure varietà resistenti a dei patogeni, ho fatto l'esempio del pomodoro San Marzano, ripeto quello del mais perché è quello più pertinente in Italia, dato che il mais è coltura ampiamente diffusa in Italia. Solo in Piemonte fa 100.000 ettari il mais, non so quello che sia il dato italiano, ma certamente parliamo di più di 500.000 di ettari in Italia coltivati a mais. Questo mais, che per gran parte poi finisce per l'alimentazione animale, però è contaminato molto spesso da queste spore di funghi che vengono trasportate da un insetto che si chiama piralide del mais, che chiunque coltivi il mais conosce, che scavando delle gallerie dentro la pianta trasporta queste spore di funghi in giro per la pianta. Queste spore sono uno dei principali agenti del cancro, se ricordo bene, del cancro al fegato, cioè sono epatocancerogeni, così si dice. Le varietà OGM sono molto più resistenti all'attacco di questo insetto. Anche qua, queste cose sono dati acquisiti, non è che ci sono letterature scientifiche contrastanti. In climi caldo-umidi, come capita molto spesso in Italia, questa è una realtà. Quindi poi c'è tutto il dibattito, la polenta è cancerogena, la polenta non è cancerogena. È evidente che la polenta di per sé non è cancerogena. È altrettanto evidente che però se mangiamo una polenta ricca di aflatossine, come ricordavo prima, abbiamo un rischio minimo, senza fare allarmismo, che è sicuramente maggiore che se non mangiassimo quella polenta e utilizzassimo del mais transgenico. La domanda che faccio
al governo italiano, ma anche all'opposizione, perché l'opposizione è spesso contraria agli OGM, tanto se non di più del governo, e per quale motivo io, che potrei scegliere di mangiare la polenta con meno aflatossine, devo invece essere costretto a mangiare quella con la aflatossine. Insomma, è una domanda, credo, molto semplice, molto banale, alla quale si risponde poi ideologicamente con il paradosso che molte volte accade, nel quale, non so, il pensiero leghista o dell'estrema destra si unisce e si salda al pensiero dell'estrema sinistra, che su questo spesso concordano e votano insieme contro la possibilità dell'utilizzo anche di sperimentazione degli OGM in pieno campo. Beh, abbiamo degli esempi di connubio, di alleanze tra ambienti dell'agricoltura e della zootecnia con la Lega, senz'altro che poco hanno dimostrato essere diciamo aperti al progresso, ma diciamo più invece aperti a una sorta di corporativismo protezionistico, in pratica. E parlo delle quote latte, parlo di una serie di altri esempi. Ma io credo che sia proprio questo, al di là del moto istintivo dei cittadini che è sincero, nel senso che, partendo secondo me da posizioni di poca conoscenza, anche di, come ricordavo all'inizio, di qual è la realtà agricola, che non è per nulla bucolica, ma è una realtà che non ha nulla di naturale, c'è invece un settore della politica, i leghisti, i dirigenti della Lega sicuramente sono tra questi, e che, propagandando il loro no agli OGM, ha di fatto propagandano una politica di protezionismo interno che si specchia poi in tutte le cose che tu hai ricordato sulle quote latte, che sono state veramente una pagina scandalosa della politica italiana, perché insomma non c'è bisogno di spiegare il motivo a chi conosce un minimo che cosa è accaduto sulle quote latte, dove in pratica chi ha violato la legge è stato premiato. In Italia questo capita spesso. Esattamente, esattamente. Praticamente un pugno di allevatori che avevano sforato delle quote e poi multati dalla Comunità Europea, hanno ottenuto delle proroghe sempre successive per il pagamento di queste quote, e praticamente le istanze di questi agricoltori, che evidentemente erano elettori leghisti, sono state prese e hanno avuto una tale dignità, una tale importanza da essere addirittura portate all'interno di provvedimenti economici nazionali nel governo. Quindi insomma veramente siamo a livelli veramente assurdi di corporativismo effettivo e anche di protezionismo, insomma. Lo è totalmente, pensando che poi ci sono tantissimi agricoltori, imprenditori agricoli, che rispettando la legge sulle quote latte sono stati beffati due volte, il che è veramente una cosa totalmente diseducativa. Un dato voglio ancora fornirlo, che è quello sui paesi che coltivano più OGM, perché i paesi nel mondo che coltivano OGM sono tra 25 e 30, quindi non tantissimi. Però ci sono sei paesi che fanno il 90% delle colture. Adesso li elenco. Come vedrete, sono paesi molto diversi tra loro. Cioè non ci sono solo i cattivi americani e magari i cattivi cugini canadesi, ma ci sono l'Argentina, il Brasile e l'India, paesi sicuramente con culture totalmente diverse dagli americani col K, e poi ovviamente c'è la Cina. Questi paesi stanno investendo molto denaro su tutto questo. E in chiusura dico ancora questo, l'ho citato prima sulle multinazionali, perché la questione delle multinazionali è sempre additata da chi è contro gli OGM come un aspetto centrale, e sì, effettivamente lo è, perché poche multinazionali, 5-6 multinazionali, hanno in mano gran parte del commercio delle sementi OGM. Peccato che quelle stesse multinazionali, proprio le stesse, hanno in mano anche gran parte del commercio delle sementi tradizionali. Quindi il problema c'è, però non è un problema degli OGM, se vogliamo, è un problema molto più grande, ma su tutte le sementi. Quindi quando si parla della Pioneer o della Syngenta, non sono la Monsanto. Esattamente, la Monsanto, non hanno in mano solo il commercio degli OGM, ma anche l'altro. Quindi se vogliamo dire che c'è un problema, c'è, ma non riguarda gli OGM, è qualcosa di molto più complicato. Al limite è un problema di cartello e di monopolio, di oligopolio, insomma. A maggior ragione un finanziamento pubblico, anche italiano, sulla ricerca toglierebbe dalle mani delle multinazionali tutto questo. L'esempio che ho fatto prima del pomodoro San Marzano è uno, ma se ne potrebbero fare degli altri. Certo, se invece rifiutiamo di giocare la partita, sicuramente le multinazionali la giocheranno e la vinceranno al posto nostro.
D'accordo, Ivo, io ti ringrazio di questa tua collaborazione. Vedo Roberto che è pronto per... Sì, sono per qui, a me spetta purtroppo l'ingrato compito di dover interrompere perché non abbiamo un'immagine video per passare da una rubrica all'altra, quindi l'ingrato compito di dover interrompere bruscamente le conversazioni, però ormai mi ci ritrovo in questo ruolo. Io devo dire che è stata una trasmissione veramente molto interessante, che sarà importante probabilmente farne altre, proprio per approfondire questo tema che è veramente poco conosciuto, si dice tanto sugli OGM, poco sapendone molto spesso. Io ringrazio Gianni Colacione e Igor Boni per questa puntata dedicata agli OGM. Vi saluto ragazzi e ritorno. Grazie a voi. Ciao, alla prossima. Alla prossima, ritorniamo nello studio e chiudiamo la comunicazione con Gianni ed Igor Boni.